Domandona, si possono affrontare argomenti tosti durante un primo appuntamento? Consiglio, meglio di no, meglio essere lievi, meglio essere morbidi. Ma se hai un carattere determinato e vuoi toglierti da subito qualche dubbio sulla persona che hai davanti e magari non conosci così bene perché appunto è un incontro avvenuto, non lo so, due parole in chat, una parola, una festa di amici, un collega dell'altro piano che si conosce poco. Allora hai un po' di traverso di fare delle domande un po' sostanziose. Il consiglio è falle con intelligenza. Cioè, all'interno del discorso, vogliamo parlare di quali sono le sue ambizioni a breve, a lungo termine, si può partire un po' alla larga. Ti piace viaggiare, ma quando viaggi stai bene? Sì. Appena l'altro ci dà il là, ad esempio, sì, perché guarda, sul lavoro sono un po' stressato, non bisogna fare niente di cosmico, basta sorridere e dire sì, dimmi. E da lì iniziamo ad avere un'apertura sul capire se la persona che abbiamo davanti è una persona, ad esempio, che mugugna molto sul lavoro. Basta una domanda semplice: ma da quanto tempo fai questo lavoro? Sono 20 anni, cavoli, 20 anni che il mio capo mi vessa. Allora già abbiamo capito di avere davanti una persona non decisionale, una persona che si lamenterà sempre di una situazione, quindi un domani di un'eventuale situazione di coppia con noi, ma non farà mai concretamente niente per cambiare questa situazione. Altro discorso, la famiglia, gli amici sono parti importanti della vita. Se una persona ha magari dei figli piuttosto che una ex ancora molto presente, ci va poco a, tra virgolette, farlo cascare nel discorso perché, come dico sempre, è un colpo che ha in canna, ha il colpo in canna, lui ne deve comunque parlare. E tu da lì inizi a capire se c'è un'altra persona molto presente nella sua vita, magari il padre o la madre dei suoi figli, è giusto che sia presente, è il modo in cui è presente che a te potrebbe portare dei problemi relazionali. Io ho visto molte, soprattutto amiche, partire in quarta con i figli del nuovo compagno, questa sorta di famiglia a Bradford, per poi trovarsi tutta una serie di problemi perché l'ex moglie o l'ex compagna era ancora estremamente dominante nel rapporto. Di contro, magari anche noi stessi cerchiamo di non esserlo eventualmente con i compagni e le compagne del nostro ex marito, sarebbe un bel gesto. Così, per essere delle belle persone noi. Altro argomento macro sono le passioni, i valori. I valori sono di tante specie, tanti modi e vengono espressi in modo differente. Se uno ti chiedesse, ma tu pensi sia giusto uccidere? Ah no, ma no, non si uccide. Perché? Perché ha un valore la vita. Inizia un attimino a far chiacchierare l'altra persona, perché non si uccide, però magari hai fatto una porcata al tuo ex socio o hai fatto una porcata alla tua ex compagna. È un modo per uccidere un pezzettino dell'altra persona. Se sono persone abituate ad agire in un certo modo, per quanto tu possa essere speciale, il dubbio primo che ci debba venire è che ce l'abbiano d'abitudine. Quindi il modo in cui ti raccontano dei propri cosiddetti valori, facci sempre un pochino la tara, vai ad annusare un pelino meglio. E ricordati, più stai zitto o zitta facendo delle domande centellinate all'interno del discorso dell'altra persona, più hai indizi. Sembra brutto da dire di dover fare gli Sherlock Holmes al primo incontro, ma penso che tu ne abbia avuti di primi incontri e forse un grammo di attenzione in più
durante quel primo incontro ti porterà poi a pulire un pochino le aspettative e magari a essere stupita poi in meglio, ci mancherebbe, stupita o stupito, assolutamente da entrambi i lati. Quindi sia gli argomenti tosti, ma con intelligenza, con delicatezza, sii tu a portare avanti il discorso, sii tu a far parlare l'altra persona. Di farti conoscere ci sarà tutto il tempo di questo mondo se chi hai davanti ti dà gli input giusti. Ma sei tu a deciderla questa cosa. Mi raccomando.